Porca! No, ragazzi, bestiale! Si nota già qui il miglioramento grafico, la fluidità! Incredibile! Andiamo a vedere subito l'armatura. Oh, mamma mia, tutto più pulito! No, raga! Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo! Visto che fighissimo la mia armatura? Fantastico! Let's go! Anche nelle texture c'è stato un miglioramento sensibile, direi. Benissimo, direi. Hey Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Quell'affare che nuota lì sotto è il prossimo boss che sto per affrontare. E ho atteso di fare questo gameplay su Asgard Wrath 2 perché avevano detto che l'aggiornamento grafico sarebbe uscito nel 2024. Ma poi, improvvisamente, hanno deciso di farlo uscire appena una settimana dopo l'uscita del gioco. E quindi eccoci qui. Il gioco già è sensibilmente migliorato. Direi che adesso per queste 3 è perfetto. Ragazzi, anche per questo ho atteso di fare la recensione, perché altrimenti lo avrei recensito dando un voto più basso al comparto grafico rispetto a quello che invece andrò a dare adesso. E sì, direi che adesso è un voto meritatissimo. Ho atteso di fare questo gameplay, vi dicevo, per tanti motivi, un po' perché stavo aspettando il miglioramento grafico e un po' perché sono stato impegnato con tante altre cose. Oh, Gesù. Ecco qua! Questo è il nostro boss. Ah, sono stato impegnato nel fare tanti altri contenuti fra i vari giochi che sono usciti ultimamente, ma finalmente eccoci qui. Fatti sotto. Fatti sotto. Le posso respingere queste? Oh, back. Ah, tu sei più grosso di quello di prima, eh? Fantastico, ragazzi, la fluidità. La fluidità. Sì. Sì, lo posso respingere. Adoro questi combattimenti arcade, dove se non fai la cosa giusta non fai praticamente nulla. Infatti non gli sto togliendo completamente energia. E allora aspettiamo di poter colpire nel momento giusto. Anche a colpi di scudo ti prendo, bastardo. Cortissimo lo sgambetto. Ma dov'è il mio compagno? Eccolo lì. Attaccalo! Wow! Ragazzi, bellissima l'ambientazione. Cosa, cosa? Una bomba d'acqua. Wow! Ah. Vai, attiva il tuo potere, cazzo! No! Ho perso l'attacco! Fantastico, fantastico, mamma mia, che epicità in questo combattimento! Au! Mi sono avvicinato un po' troppo. Fatti sotto. Dai! Wow! Sì, quel serpente che avete visto è un'abilità che ho sbloccato di recente. Basta! Non vedi che non mi fai nulla? E vai giù! Che fatica! Fanculo! Non mi fai paura! Non mi fai paura! Nuovo attacco! Oh, cazzo, cazzo! Ah, che bello! Giuro che questa è una prima run! Finora non l'ho combattuto! Sono arrivato qui e poi ho deciso di fare l'aggiornamento grafico prima di cominciare a giocare questa fight boss, o boss fight, come cazzo la volete chiamare. Piantala! Ok, arriva l'onda. Noi ci prepariamo ad affrontarla. Oh.
Nuovo attacco, stai crepando. Sì! Sì, il mio trofeo. Ragazzi, grande, prima run. Sì, ma te lo do il pugno. Te lo meriti tutto. Grande, what a fight. Che bel testone. Sembri la versione rettiliana di un Rottweiler. Guarda che testa gigante che c'ha. Grande, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ti voglio bene. Grande, grande combattimento, mi è piaciuto. E voi siete arrivati a questo punto, raga? Fatemelo sapere tra i commenti. E fatemi sapere se siete riusciti, come me, a batterlo al primo tentativo. Subira, devo chiamare Packet. Saliamo, che ne pensi? Andiamo, dai. Andiamo. Packet è l'altro compagno che ho sbloccato ultimamente. E ovviamente, come vedete, è un falco e mi dà la possibilità di raggiungere posti che prima non potevo. Questa è la sua forma umanoide. E te lo do anche a te il 5, te lo meriti tutto. Ok. Sì, ci sono anche queste interazioni social con i vostri compagni che non sono semplicemente estetiche o casuali, perché aumentano il feeling, la confidenza, diciamo, che c'è con il vostro compagno. Mi serve di nuovo subire. E mi serve in forma animale. Iha! Andiamo! Sì. Cosa cazzo vuoi? Subira, tu pensa a quel tizio lì, per favore, che lui c'ha il veleno. Punto debole. Oh, abbiamo distrutto l'armatura del tizio. L'ho anche stunnato. Dai, dai, attacca quello lì. Hai subito, attacca quello lì. Prenditela con me. Grande. Sì, esatto, avete visto bene. Risponde esattamente. Qui c'è un sacchetto che cammina. Cosa cazzo c'è? Un gattino dentro. Dicevo, come avete visto, risponde esattamente ai miei gesti. Se gli faccio l'ok, lei mi risponde. Se gli alzo la mano, lei mi saluta. Oppure se mi avvicino con la mano alzata, lei mi dà il 5. Raccogliete tutto. Mentre giocate raccogliete tutto, in modo tale che poi quando vi servono le cose per fare crafting e robe varie, non dovete perdere 2 ore per andarle a cercare, perché se le cercate prima mentre giocate, poi ve le ritrovate. Ed è così che io sto accelerando parecchio, anche mentre mi faccio le quest principali. Vai, Subira, let's go! Yeehaw! Che bello cavalcare una pantera gigante, ragazzi, che bello. Guardate quell'affare gigantesco lì. Quello lì è una bestia gigante che sta trascinando quell'affare lì. E non è sullo sfondo, è una cosa che ho raggiunto realmente. Cioè ci sono passato sotto, quindi è all'interno del mondo di gioco. Quindi quel mostro lì è all'interno dell'area di gioco. Ci sono passato sotto perché... sì. Ci sono... sì, entertain me. E se non gli dai confidenza, poi ci rimane male, capito? Se non gli batti il 5, se non gli dai il pugno, poi ci rimane male. Dicevo, quel gigantesco affare lì che sta camminando. Ciao, no, non ti ho salutato. Ragazzi, che spettacolo. Guardate queste statue gigantesche. Anche queste statue sono all'interno dell'area di gioco. Infatti quello è un tempio dove sono stato prima. Quindi non sono cose sullo sfondo. Quello che state vedendo è all'interno. Ecco, per esempio, questa struttura prima sembrava una roba sullo sfondo. Adesso invece vedete dove sono. Allora, Packet, questa è roba tua. Queste sono delle piattaforme dove posso salire. Dico a Packet di possederle, di prenderne possesso, in modo tale che io posso volare. E andiamo. Beh, un triangolo con un occhio al centro. Gli illuminati. Oh, bellissimo. Spettacolo, raga. Come fate a dire che ha una grafica di merda sto gioco? Non capite un cazzo, idioti. Ok, quindi faccio andare ancora. Ok. Sì, aspetta un attimo. Epicità in ogni angolo di questo gioco. Ci sei? Andiamo. Sei lento. Ragazzi, ogni porta che si apre è uno spettacolo. Spostalo qui. Puoi metterlo giù, grazie.
Ok. Vai di nuovo. Bravissimo. Paket. Qui. Ho bisogno del tuo aiuto. Vai. Attaccalo, attaccalo. Vai, Paket. Distruggiamogli l'armatura e ce lo togliamo dalle balle a questo qui. Già ha fatto troppo. Ehi. Bella lotta. Bravo. E loro sono contenti quando gli faccio le gesture, vabbè. Spostati, per favore. Va bene, ok, sì. Ho capito che gli dèi vogliono che stiamo assieme, ma dammi un po' di tregua. Tu mi lasci qui. Esatto, proprio qui. E te ne vai lì sopra. Dai, lo puoi mettere giù. Andiamo. Gli enigmi ambientali non sono molto difficili. Sì. Dai, fatti sotto. Se non fosse stata per la mia abilità, che ogni tanto mi escono serpenti dalle spade. Non ti ho fatto l'ok. Ho solo recuperato la mia spada. Vabbè, facciamogli credere che gli ho fatto l'ok. Poi giù. Wow. Oh, corsa sul muro. Facciamo passare. Fatto. Ok, e allora 1, 2 e 3. Paket. Mi sa tanto che per adesso ci salutiamo, perché mi serve Subira. Ma cosa ci fai lì? Vieni qua. Ok, perfetto. Grande skin Subira, eh? Avete visto cosa ho sbloccato? Guarda come schiva questo qui, oh. Va bene. Crepa. Oh. Che bel trancio. Fantastico, ragazzi. Siamo rimasti tu e io, bello mio. Forza. Bastardo, anche con lo scudo distrutto. Guarda come schiva. Bene, allora di qua non si passa. Di qua non si passa. Ma forse potrei andare di lì, anche perché vedo un blocco che tu devi fare sparire. Quindi facciamo una cosa. Eccolo. Qui. Eccoci. Subira, la fai. Allora, facciamo così. You can do it. I can't. Benissimo. Go on, impress me. Yeah. Ah. Whoa! Scritches? Come get me, Scritches. Non posso venirti a dare il pugno. Toh, mangia. Vai. Portamelo qui. Che c'è, Super Mario? Ok, allora. Vai. Impress me. You'll be proud of me. Questo portalo lì. Giù. E tu ti vai a piazzare. Ti vai a piazzare. Oh, ti togli dalle palle per adesso? Grazie. E vai lì. Oh. I will take this victory. Andiamo. I've got your back. Side. Front. E si va su. Ma che spettacolo. Siamo addirittura in un tempio nel cielo. Tutto fluttuante. Ce l'abbiamo fatta. Visto dove siamo? Sei contento qui? Siamo in alto, più di quanto tu possa andare. Questa cosa è fantastica. Bene, Marmaia, e io da questo splendore di spettacolo, da questa meraviglia della tecnica tirata fuori da quei fenomeni di Sanzaru Games, che sono riusciti a fare tutto questo,
in Stand Alone? Ma non è pazzesco, eh? Vi saluto, vi ringrazio per la visione completa del video, like, iscrizione e campanella, e fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco giù tra i commenti. Ovviamente trovate il link nel primo commento e in descrizione per comprare Asgard Wrath 2 al 25% di sconto, mi raccomando, ne vale assolutamente la pena, anche perché vi ricordo che è arrivato l'aggiornamento grafico per Quest 3 ed è quello che vi ho appena mostrato. Va bene tutto, supportate il canale utilizzando il tasto super grazie, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.